Luca Bosio, della Bosio Vini, ma qua a questa cena, 5 vignaioli a cena all'Agriturismo ai Ciuvin per presentare invece un Barolo, che è il Barolo Belcolle di Verduno. Ecco, perché questo Barolo si sposa soprattutto con questa cena naturalmente, ma con questo periodo dell'anno, noi siamo già in autunno, perché? Allora, il Barolo è considerato da sempre uno dei vini più importanti d'Italia, una nomina conquistata con gli Lo anni, facciamo vedere, facciamo certo, un vedere. Barolo conquistato, una nomina conquistata negli anni grazie alla sua struttura, alla sua nomina, alla sua fama, a tanti vignaioli e produttori che hanno messo cuore e anima nel portare avanti un progetto di valorizzazione del territorio e che dopo anni sta dando i suoi risultati. E non di meno bisogna ricordare il fatto che è una delle primissime regioni d'Italia ad avere portato avanti un discorso di menzione geografica, quindi una sorta I crew. di cru, esattamente, alla francese un cru. Quindi è un sistema che in Francia e in Germania è già ampiamente utilizzato, mentre in Italia è ai suoi albori. Quindi per ora poche zone, tra cui Barolo e Barbaresco, stanno portando avanti questo discorso per valorizzare non solo il territorio, ma anche la singola vigna e il singolo appezzamento di terra. Ecco, noi l'abbiamo detto tante volte, però voi siete una cosa un po' particolare perché è un'azienda che fa Moscato che ha voluto investire nella zona del Barolo, che mi sembra un bel discorso di rete, no? Sì, beh, sai, si può investire in tanti modi. Noi abbiamo deciso di investire nel territorio, anziché investire in Altre altre cose. cose, altri aspetti e tutto quanto, abbiamo deciso di investire nel territorio Piemonte come sistema. E infatti è nato questo sistema Piemonte nella nostra famiglia in cui all'interno della stessa azienda convivono più realtà. Questo, sai, serve anche forse un po' a dimostrazione del fatto che in Italia, che siamo quasi sempre un mondo fatto di piccoli orticelli, ognuno che guarda solo il suo, c'è sempre questo, un po' questo paradosso. In realtà si può fare sistema, si può unire le forze, mettere insieme tante realtà diverse, tante anche mentalità, ma che alla fine danno un risultato di tutto valore. Come stasera. Come stasera, esattamente. Guarda, questa sera rappresenta forse il vero sistema Italia. Ci si mette insieme. Siamo cinque ragazzi giovani, però abbiamo deciso in un quarto d'ora di impostare una serata in cui mettere sul piatto, effettivamente, tutte le eccellenze del Piemonte. Quindi dalla cucina con Simone che fa Chef. da chef per l'occasione, oltre che vignaiolo, e altri quattro vignaioli che rappresentano un po' ognuno una sua particolarità, sia di zona ma anche di prodotto.